Ciao meraviglia, qui Lele, bentornati su Tra Gamers ed eccoci qui con il sesto episodio su Resident Evil. Allora ragazzi, eravamo arrivati in questo punto che non sapevamo bene cosa fare, però io ho pensato, no? Se ci hanno dato questa roba e il fischietto per cani, che comunque c'era anche una nota in cui ci diceva di un balcone, eccetera, di anche un cane che teneva al collare qualcosa, c'è un motivo, raga. Quindi direi di andare a cercare appunto questo presunto balcone che sinceramente forse ho capito dov'è. E forse no, ragazzi, non lo so. Posiamo solo Link Ribbon e teniamoci questa roba perché mi sa che serve, visto che l'abbiamo comunque trovata, ragazzi, servirà pure da qualche parte. Che cavolo, non penso che. Comunque, ragazzi, andiamo subito a vedere se ho capito bene dov'è, perché cioè se ho capito più che altro, se penso che ho capito dove sia. Qua c'ho anche lo shotgun, ragazzi, però non mi fido a usarlo, nel senso che. Ragazzi, volevo un attimo equipaggiare questo qua. Voglio vedere com'è. Ok, però non c'ho neanche le munizioni di scorta, quindi ragazzi non lo uso lo shotgun. Allora, sembra che la maniglia sia per cadere a pezzi. Procedere comunque non ne ho idea. Perché forse ci conviene andare di qua. Probabilmente. Vediamo un po'. Madonna, sti tuoni fanno venire il colpo ogni volta, ragazzi. Comunque, stavo pensando, ragazzi, io qua c'è anche una cavolo di stanza, questa qua, in cui c'è un camino. Qua dove abbiamo preso le due piantine. Legno. Ragazzi, mi si è accesa una lampadina. E se bruciassi. Ah, però non c'ho il fuoco. Accendino! Aspettate, ragazzi, forse mi è venuta un'idea. Forse mi è venuta proprio un'idea. Andiamo a prendere l'accendino nel baule, che perché l'ho lasciato nel baule. Raga, giuro che se è giusto, veramente mi devono dare un premio Nobel. Cioè, per l'intelligenza. Vabbè, scherzo. Però c'ho questa intuizione. Secondo me, ragazzi, in quella stanza non c'era nulla tranne le piantine. Mi sembra un po' strano. Perché comunque la porta era chiusa e comunque non ci si può andare visto che è chiusa. Ragazzi, noi non avevamo trovato un accendino? Raga! Ho trovato un accendino noi. No, mi sto sbagliando. Boh, ragazzi, pazienza. Vediamo un attimo se comunque possiamo fare. Non so se possiamo, però c'è comunque abbiamo il coso infiammabile, vediamo se quello funziona, ragazzi. La fiaschetta Estus. Vabbè, non è quella di Dark Souls, però abbiamo una fiaschetta piena di cherosene, quindi forse funzionerà, ragazzi. E ripeto, forse. Allora, vediamo un po' se funziona. Forse mi sto confondendo, raga. Noi avevamo trovato un accendino. Non mi ricordo, sapete? Porca miseria. Non mi ricordo per niente, ragazzi. Un po', cioè vedete che mi sembra un po' troppo strano che non ci sia niente qua. Proviamo, allora. Ecco, ragazzi, sono un cacchio di genio, ce l'ha fatta mettere. Vediamo se possiamo usare. No, non possiamo usarlo. Raga, allora ci serve un accendino. Vabbè, comunque questa, ragazzi, diciamo l'abbiamo messa la tavola, quindi ci abbiamo tolto anche uno spazio. Per l'accendino, ragazzi, non ne ho idea. Sono sincero. Non ne ho proprio idea. Allora, vediamo qua, possiamo andarci. Questa porta non ha la maniglia. Giusto, mi ero dimenticato di questo. Ragazzi, direi di andare a posare anche la fiaschetta, che tanto veramente non serve a nulla per adesso.
Visto che non abbiamo comunque anche l'accendino, non possiamo, penso, accendere gli zombie. Quindi, che poi accendere i zombie è un po' una frase che fa ridere, però dettagli. Allora, andiamo un po' di aprire il baule, posiamo la fiaschetta. Ragazzi, sembra proprio che non ce l'abbiamo. Mi sembra strano. Il fischietto per cane, ragazzi, teniamolo perché voglio trovare quel cacchio di balcone. Anche se non so dove sia. Sinceramente. Allora, andiamo a di là, no, perché non mi ricordo più che altro, ragazzi, mi sono un po' perso, diciamo così, perché non mi ricordo quel punto dove voglio andare, dove sia. Quindi, perché siccome hanno ingrandito la casa, cioè la villa, non mi ricordo, cioè se fosse stato l'originale, ragazzi, ero, cioè, saputo tutto a memoria, però così, ragazzi, che hanno aggiunto anche le stanze. Questa qua, ragazzi, serve la chiave dell'armatura, o meglio l'emblema, ma no, penso sia una chiave. Ok. Ho sentito un rumore, mi sbaglio. No, sai che mi sbaglio. Mamma mia. Qua è chiusa, ok. Quindi, ragazzi, proviamo ad andare di qua. Anche perché ricordo che dobbiamo ancora prendere quella chiave. Quella della stanza della morte, diciamo. Perché era proprio una stanza per morire quella. Dobbiamo appunto prenderla. Di là cosa c'era? Ah, è chiusa. Vabbè. Ah, ragazzi, mi sa che è di qua. Mi sa proprio che è di qua dove devo andare. Cioè, dove dico io più che altro. Dove sia il posto che non ho visto. Allora, vediamo un po', Mi sa di qua. Che poi sarebbe la via anche per trovare il secondo baule. Sì. Eccola, ragazzi, come vedete c'è una porta che io non ho visto prima. Hai usato il grimardello, infatti, ragazzi. Vediamo un po' se è fuori. Tecnicamente la porta è di ferro, quindi dovrebbe essere fuori, Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Questo è il balcone, mi sa, Questo si può prendere. Qui cresce dell'erba verde. Ora non ti serve. Agli ordini, proprio. Ok, ragazzi, proviamo a fischiare col fischietto. Perché ricordo che nella nota c'era scritto di fischiare e lui arriverà, ovvero il cane che tiene il collare con un oggetto dentro, non so cosa sia. Prendiamo il fucile a pompa, ragazzi, per sicurezza e usiamo il coso. Hai usato il fischietto, ragazzi, ce lo può usare. Eccolo, arriva, ragazzi, lo sento. Eccolo, ragazzi. Porca miseria, raga. C'è qualcosa qua. Il collare, ragazzi, l'abbiamo fatta. Bene. Ok. Vediamo un po' di qua cosa c'è. Merda, ragazzi, ci sono altri cani qua, Però direi di usare la pistola perché soprattutto bisogna far cautela con i cani, E porco, come non detto proprio. Ok, fatto fuori. Vediamo se in questa. Ah, non è una fontana, ragazzi. Pensavo fosse una fontana. Oddio, che balcone, ragazzi. Allora, stare qua, ragazzi, è un vento allucinante. Fa paura, sinceramente. C'ho i brividi. È inquietantissimo qua fuori. Non ci vorrei stare per tantissimo. Qua c'è una porta, ragazzi, L'hai aperta. Ok, ragazzi, abbiamo aperto la porta. Quindi andiamo. Probabilmente questo fischietto per cani. Non ti serve più abbandonarlo? Direi proprio di sì. Ok, ragazzi, quindi ce l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato un collare che non so cosa serva. Forse dobbiamo analizzarlo per. Come facciamo ad essere ancora qua? Ah, la porta che non si aprì. Perfetto. Allora, ragazzi, qua c'è un coso che forse bisogna esaminare perché c'è un coso per cani. A che cacchio ti serve, effettivamente? Andiamo un attimo, facciamo lo zoom. E qua c'è una rientranza, ragazzi, esamina. C'è un interruttore. Premerlo, ragazzi, sì. Olè. Nel collare era nascosto un piccolo emblema. Piccolo emblema, ragazzi. Che c'è un buco. Non c'è niente di insolito. Non c'è niente di insolito. C'è niente di insolito.
ho fatto? Raga! Ha assunto la forma di una chiave. Ragazzi, questa qua è la chiave. È la forma identica della chiave che dobbiamo prendere, ragazzi. Quindi, imitazione di chiave, sì ragazzi, è un'imitazione, quindi ci serve per... ragazzi, ci siamo, capito. Dobbiamo ritornare alla stanza... Tuani, sì. Dobbiamo andare alla stanza... quella dove, della morte, che la chiamo così, dove c'era l'armatura e la trappola, dove c'era la chiave da prendere, e dobbiamo rimpiazzare quella chiave con questa. E avremo finalmente una nuova chiave che aprirà sicuramente altre nuove porte. Quindi, ragazzi, ci siamo. Allora, andiamo di qua. Mi pare che era di qua, ragazzi, non mi ricordo. Spero vivamente di sì, perché... Sì, ok, era di qua. Era di qua. Ok ragazzi, dobbiamo andare nella stanza della morte. Non mi ricordo dov'è però. Il problema è quello. Forse ragazzi era di qua, se mi ricordo bene. Vediamo. Porca puttana, che colpo! Che colpo! Sì ragazzi, era qua. Che cazzo di colpo che mi ha fatto prendere quello zombie? C'ho il cuore a mille. Porca merda. Aspetta un attimo, raga. Ok, minchia che cazzo di colpo. Ok, ragazzi, ci siamo. Prendiamola. Ragazzi, identica praticamente. Ok. Ok. Ok, ragazzi, ora mettiamo l'imitazione. Olè, e l'abbiamo fottuto. Ottimo, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ora abbiamo una nuova chiave. Perfetto ragazzi. Vediamo come si chiama questa nuova chiave. Chiave della villa. Ah, semplicemente è una nuova chiave della villa. Esaminiamola ragazzi. Eccola qui. Nel suo tutto splendore. Come cacchio parlo. Ok. Sicuramente ragazzi questa chiave aprirà nuove porte. Che non è questa. Ok. Ragazzi andiamo via da qua perché mi... Inquieta come posso, facciamo secco con lo zombie che ci ha fatto cagare in mano in una maniera allucinante. Voglio che muoia un'altra volta, perché ovviamente quella era una persona che è morta, quindi voglio che muoia un'altra volta anche da zombie. Perché gli voglio tutto il male del mondo, sto stronzo che mi ha fatto prendere un colpo. Non c'è più, ragazzi, non c'è più, dove cacchio è andato? No, raga. Ah! Puttana! Puttana stronzo pezzo di merda che non sei. Oh, ma questo corre! Ragazzi, questo corre! Ragazzi, questo corre! Ma che cazzo! Ma da quando corrono i zombie Resident Evil 1? Ma stiamo scherzando? Oh merda! Ragazzi, io là non ci torno più! Usiamo l'energia perché ce l'ha tolta, ok. Ma stiamo scherzando! Dio mio, ecco perché si è alzato così di scatto! Porca miseria! Non me l'aspettavo, ragazzi, seriamente. Ok, vediamo se questa nuova chiave può aprire le porte che dico io e voglio io. Spero che possa aprire quella della... Ecco, questa posso aprirla. Perfetto, ragazzi. Ok. Ok, ragazzi, vediamo un po' cosa c'è qua. Qua, se non sbaglio, dovrebbe essere lanciagranate, ragazzi, se non dico cazzate. Anche se è un po' diverso il balcone, sinceramente. Ok, ragazzi, qua c'è un tavolo di vetro. E c'è anche un caricatore per pistola. Benissimo, ragazzi. 52 colpi. Vediamo se... Ok. Non è esattamente pieno. E allora l'abbiamo riempito al massimo. Qua, ragazzi, se non sbaglio, dovrebbe essere il lanciagranate. Anche se è un po' diverso il balcone dall'originale, eh. Pugnale, ragazzi, ho cliccato a caso perché sinceramente non l'avevo visto. Una pianta da fogliame. Qualcuno ha usato la panchina come podio. Vabbè, non facciamo. Eccolo, ragazzi, lanciagranate. Stars, ragazzi, questo è il nostro compagno, probabilmente. Ok. Lanciagranate, ragazzi, in tutta la sua possenza. Possenza, si può dire, vabbè, non lo so. Andiamo via, ragazzi, andiamo via.
Cos'è? Raga? Che cazzo è? Ragazzi! Che cacchio è quella roba? Erba verde! Ah! Ma vaffanculo, che cazzo è? Il mio amico quello! Via! Via, 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 via! Via, 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 via! Ci segue? Sì, ci segue! Ci segue, ci segue e corre! Ci segue e corre! Ci segue e corre! Dov'è la porta? Dov'è? Dov'è la porta? Dannazione! Aiuto! Raga! Aiuto, ragazzi! No, 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 mi fa paura. Ragazzi, mi fa paura! Aiuto! Ok, ragazzi, ne approfittiamo per prendere la serpentina che abbiamo lasciato, effettivamente. Ok, pausa, 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 pausa! Ok. Combina, usa e usiamola perché siamo messi un po' male. Oh, l'ho schivato, non ci posso credere. Via, 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 via,
Seriamente. Eccola, va a cagare. Ragazzi, mi sono cagato in mano. Ma perché corrono tutti adesso, dannazione? Ok. Ci siamo guadagnati il lancio granate con molta fatica. Calmi. Ok, ci siamo. Sta chiave, ragazzi, della morte. Non scherzavo quando dicevo che era la stanza della morte, perché pure la chiave è della morte, a quanto pare. Ragazzi, qua sotto c'è una porta che... che era chiusa. Voglio vedere che se con la nuova chiave si apre. Questa qui. No, ragazzi, ci vuole un'altra chiave per questa. Qua c'erano gli emblemi da usare, probabilmente, perché c'erano le forme ottagonali. Quindi no. Ragazzi, direi di andare a questo punto di qua. Oppure dall'altra parte, ragazzi. Forse dobbiamo andare seriamente dall'altra parte. Ovvero di qua. Perché dobbiamo andare nella stanza di salvataggio, quella dove c'era tipo una specie di farmacia, tra virgolette, stanza per dove c'erano i medicinali. E dove c'era anche un letto, la stanza di salvataggio, insomma. Ragazzi, spero di non incontrare più quei cacchi di... Che cacchio è? Ragazzi, qua c'è una porta che sta per essere sfondata e me ne vado. Che cazzo è, raga? Ecco, è entrato lo stronzo, eh? Ragazzi, non lo sto beccando. Ok. È morto? Penso di sì. Bene, ragazzi, la vediamo qua. No, chiusa. Tutte, ragazzi, tutte con l'elmo. Con la chiave dell'elmo. Con l'emblema dell'elmo, vabbè. Ecco la stanza di salvataggio, ragazzi. E direi di concludere qui il primo episodio. Che cacchio sto dicendo? Il sesto episodio, raga. Ecco qua. Allora, vediamo un po', ragazzi. Apriamo. Allora, prendiamo questo. Poi prendiamo anche questo che ci serve. E... ragazzi, direi di usare, di lasciare un attimo il fucile a pompa? Che ne dite? Oppure il lanciagranate, raga. Lasciamo il lanciagranate per adesso. Perché non devo consumare assolutamente spazi per ora. Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Non mancate, meraviglie. E al prossimo episodio.